Allora, ciao raga, inizio questo video malissimo perché questi giorni io sto facendo un botto di cose, ma tantissime raga, cioè io ma come faccio? Mi mancavate troppo, quindi ho detto sulle 10 di sera. Frega un gallo, inizio il video, infatti devo ancora fare skincare e tutto. Allora raga, siamo qui perché questo sarà il video rinnovo la mia camera da letto. Molto probabilmente dopo questa intro, dove io farò shopping online. Farò shopping online, vi farò vedere le condizioni della mia camera, magari una ripresa di giorno, perché adesso veramente sennò tutto buio, tetro, triste. Perfetto. Allora, sto per comprare della biancheria da letto in due diversi siti, poi vi spiegherò il perché. E poi prenderò delle lampade per comodino che c'è. Ok, perfetto. Comincio subito. Ok, raga, mi sto per mettere i peciocchi alla ceramide, ialuronico e non so, qualcos'altro di strano. Questi qua, oro, comprati al DM perché ne ho bisogno stasera. Ah, così presa dal basso, appena soffiato il naso. Comunque il mio cane sta stress, c'è un po' monellino. Ma profumatissimi. Ma profumatissimi. Eccoli qua. Belli imbevuti di bradatta che ci piacciono. Oppa. Oh. Ah, sì. Ok. Spero che nella prossima. Sì, sono diventata cinesina. Spero che nella prossima. Vabbè. Sapete perché dico prossima? Perché voglio dire prossima clip. Allora unisco tutto ed esce prossima. Oh. Ok, spero che nella prossima clip, raga, mi vediate più in forma. Ah, parentesi, le unghie a mandorla non mi piacciono. Non mi piacciono, è stato un esperimento, volevo togliermi lo sfizio, non le rifarò più, forse solo il prossimo refill, poi basta, poi torno alle origini. Vi amo un sacco, tanto, 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 tanto. Mi devo togliere un dente, ve lo dirò nelle prossime situa perché mo sono morta. Allora, raga, ho fatto l'ordine l'altro ieri e c'era scritto che sarebbero arrivati entro 5 giorni, tipo le cose. E oggi ero in giro, sono al Mac dopo mesi che non andavo dal Mac con mio fratello e mia mamma. Ma io non ho mangiato, le ho mangiate tutte e basta. Io quando sono venuta a prendere a scuola sono venuta qua l'ultima volta. Capisci un ca'. E mi ha chiamato mia nonna dicendomi che i pacchi sono arrivati, quindi. Allora, mi sono arrivati questi quattro pacchi. Ero convinta fossero tutte le cose che ho ordinato, invece no. Sono solo le lampade di Maison du Monde che sono arrivate in quattro pezzi. Cioè, questa è la base, questo è il paralume e devo montarle. Poi dopo E vi le faccio apriamo. vedere le lampade che ho scelto, poi ovviamente ci sarà la clip dove le mettiamo e tutto. Allora, si presentano, vieni qua tesoro. Cosa fai? Prendi la merenda, arrivi? Useremo un tagliacarte direttamente dall'Africa, ragazzi. Vieni qua. Dai. Che non taglia niente. Franci! Oh, che bello, mio fratello. Si è seduto sulla lampada. Allora, magari ne apro una. Dai, aprilo. Mio fratello sta aprendo la parte succosa, perché questo qua sicuramente è il paralume. Quindi è la parte sopra della lampada. Io so che sono giganti queste lampade, ma grande, come si dice, è bello. Dai, amore, apri. Così vediamo anche che tipo di lampadine servono, perché sicuramente mia nonna le ha. Mia nonna ha tutto, mia nonna ha il mondo. È come quando vedo i video americani di Walmart, mia nonna. Mi stavo coltellando col tagliacarte. Eccolo qua. È bellissimo, perché voi non so se lo vedete, ma è tutto brillantinato. Adesso vedo se riesco a farvelo vedere. Comunque adesso mio fratello sta aprendo la base e vediamo come si monta.
È veramente, veramente bello. Vedete i brillantini? Bellissimo. Fratello sta aprendo la parte. Aspettiamo che l'abbia aperta. Non rompere il cartone, ci serve. Così almeno vediamo come si monta. Non tolgo la carta, era giusto per farvi vedere, perché poi metto tutto insieme a casa. Comunque è grande come lampada per i comodini, lo so. Qui si è schiacciata un po', vabbè. È grande come lampada da comodino, però non mi importa perché poi vedrete. Poi c'è la spiegazione. Vuoi questo? Eh? Franci, vuoi questo? Eh? Non so cosa sta facendo, raga. Secondo te è aperto uomo o donna te? Prova a sparare. Uomo? No, spara uomo o donna, dai che facciamo la scommessa. Secondo me è aperto uomo. No! Secondo me, continua a fare il gesto dello sparo. Secondo me è aperto uomo, secondo te? Eh? Dai, dimmi. Fammi pollice donna, indice uomo. Raga, non mi ascolta, non so perché. Ma sicuro sta aprendo uomo, capirete il perché. Mamma, ma quanto scotch. Ma tieni questo, dai, che lo apri più veloce. Sta aprendo delicatamente perché non deve rompere il cartone, perché mi serve per delle spedizioni. La tartarughina. Ce l'ha fatta. Vieni qua vicino, vieni qua sulla scrivania, bello. Piano di ceramica. Non aprirli tutti. Basta, una sola, per vedere com'è, per vedere che lampadina mi serve. Cioè, ma ragazzi, ma scusatemi una cosa, ma qui c'è pieno di giornali ritagliati. Cioè, se uno ci avesse voglia, si mette qua, li riattacca tutti insieme e fa il giornale. Vabbè. Allora, no, Franci, c'è un altro cartone. Guardate perché. Aspettate, perché se faccio andare in giro queste cose, mia nonna mi prende e mi fa andare all'altro mondo studio. C'è un po' di scotch solo. Ma è che devo cercare di non far cadere fuori queste cose. Piano, è che di ceramica. Ok, sporcata tutta. Comunque un bel imballaggio. Hai aperto uomo? Fammi vedere. Fammi vedere, Cicci. Lo sapete. No, ha aperto donna. No, uomo. Guardate. Ora potete immaginare ovviamente che l'altro è una donna e la lampada risulta così. È bellissima, no? C'è l'uomo e la donna. Ovviamente fisicato a bestia, perché cioè non abbiamo uomini. Bellissima, bellissima. Comunque, se vi interessa, questa è una lampada di Mauro Ferretti, cioè ora è mia, non scherzo. Comunque l'artista è Mauro Ferretti, c'è anche il logo, perché se andate anche sul sito di Mauro Ferretti la trovate, e costa anche meno rispetto a Maison du Monde, ma costano di più le spese di spedizione, perché qui costa di più, ma le spese di spedizione sono gratis, quindi conviene. E le ho pagate rispettivamente 29 euro, cioè 28,99 l'una. E ho preso l'uomo e la donna. Comunque, l'attacco è classico e ha il filo bianco con... Dico la verità, avrei preferito il filo nero, eh? Però fa niente, sembra un drenaggio post-operazione. Comunque ha un graffio qua. Cioè, questa cosa mi disturba tanto, però non fa niente. Cioè, vorrei dire non fa niente perché non ho sbatti di dire che è graffiata, che me la cambiano, ho reso le cose. C'è un graffio. C'è un graffio, CP. È vintage. Comunque mi piace tantissimo. Vi farò vedere poi quando le mettiamo sui comodini anche la donna. Allora, ragazzi, c'è dell'imbarazzo. Io ora vi sto per far vedere il peggio della mia camera. Non è mai stata così, ok?
ve lo sto dicendo, preparatevi perché qui è devastante. Allora, madonna, quelli sono i vestiti che devo lavare per poi caricare su Vinted. Quelli sono i vestiti lavati da caricare su Vinted. Le lampade che mi sono arrivate ieri che avete visto. Il letto che vabbè, cioè vomitevole, lo so, ho fatto un casino, mille coperte perché vabbè, poi capirete. Tutto il resto vuoto. Là ci sono le tende che si sono staccate perché d'inverno con il velcro si staccano, però i padroni di casa sono in affitto, io non mi lasciano bucare niente, cioè non posso bucare il muro per i bastoni e non posso bucare le finestre, quindi devo utilizzare il velcro. Quella è una federa da portare dalla sarta, quelli sono pupazzetti, cose, il bagno tralasciamolo anche se non è proprio in disordinissimo. E questo è la situazione, la fine del metro perché stavo usando mille cose. E voilà, questo è quanto. Quindi, raga, a dopo per apprendere ciò che succederà. Raga, giovedì 25 è arrivata la coperta. Non vedo l'ora, ora la apriamo. Perché tanto dentro la confezione è sicuramente... Cioè, vedo che c'è quella con la cernierina, quindi togliamo la cosa azzurra. E manca solo un pacco, raga. Un pacco solo. Aspettiamo, oggi pomeriggio la pulizia dei denti. Allora, siete appoggiati sul dizionario di latino di mio fratello. Non so come farò. Oh, taglia bene, vedi? Cioè, me ne rendete conto? La vedete? Io la vedo già. Qui c'è ovviamente il foglio di tutte le caratteristiche e tutto. Wow! Ma ve faccio vedere! Come potete già vedere è tutto nero, cioè, ma è inutile che io ve lo dica. Cioè, questo era già scontato prima del video. Però qui è un po' tagliata, però non sono stata io. Cioè, è un po' rotta la confezione. Sono triste perché io questo l'avrei riutilizzato per metterla via. Beh, ci metteremo lo scotch. Peccato. Vabbè. Allora raga, facciamolo qua. Qua. È arrivata. Ciocchi di ciostrega, tanto è fatta così. Bellissima. La adoro. Matrimoniale. Morbido velluto effetto piuma. Effetto mano pesca. Non so, prodotto duck friendly, quindi non ci sono più, e sono 300 qualcosa grammi. Bellissimo. È veramente un peccato che sia un po' tagliata qua, che sia un po' tagliata la confezione qua, perché io poi questo lo riutilizzo a mettere nel letto contenitore, però qua mi entra la polvere. Quindi dovremo accroccare qualcosa per chiuderlo. Per forza. Oppure ci metto un sacchetto sopra. Sono felice! Sono felice. Tanto il cosino per prenderla. Così poi porto a casa tutto. Adesso vado a buttare tutto l'ambaradanco fatto. Allora, ho un appunto da fare. Sto ribaltando tutto io qua. Cioè, sto pulendo tutto e vi spiego perché. Perché Petty Home aveva stimato l'arrivo delle lenzuola tra il 28 febbraio e il 2... Scusatemi, il 28 gennaio e il 2 febbraio. Oggi siamo al 4 febbraio, non è arrivato una chiavica. Cioè, non è arrivato nulla. Quindi, ormai, cioè, aspetta, io... Volevo fare grandi pulizie subito prima di mettere le lenzuola, ma le faccio prima perché io non è che posso vivere nella me. Quindi vi volevo fare
una tips per pulire. Ok, voi avete il letto contenitore, questo è il classico di Ikea. Eh sì, ciao. Il classico di Mondo Convenienza. Avete presente la camera quella fatta così? Ok, top. Ci siamo. Sapete cosa faccio io per pulire benissimo sotto? Non passo con lo Swiffer lungo, ma bensì dall'altra parte con il phon. Lo faccio circa, lo so, mi vergogno, una volta al mese si dovrebbe fare di più, però vi faccio vedere cosa esce. Ora io vado di là, con il phon butto l'aria e vedrete dopo cosa. E voilà! Ed ecco a voi cosa è uscito da sotto al mio letto. Fazzoletto ritrovato, poi comunque lo faccio anche dall'altra parte. Ta-da. Vedete, tutto quello non so neanche cosa sia, sinceramente, ora guardo. Ora pulisco tutto bene bene e poi lo faccio dall'altra parte. Vi consiglio di lasciare la finestra un pochino aperta, io qua ho la ribalta. E attenzione, perché fatelo prima di cambiare lenzuola, perché la polvere vi torna tutta indietro se avete il muro vicino come me. Ora pulisco anche il muro e tutto. Nonna? L'ho visto là dall'altra parte della strada. L'ho visto anch'io, ma... Dopo le mie lenzuola, le mie lenzuola. Okay. Petty Home, in ogni pacco scrive con l'indelebile il nome del cliente. Guardando come sono bella mentre faccio il video. Devo far vedere a tutti le mie nuove lenzuola, nonna. Ma sono bellissime, eh. Cioè, tu, nonna, non immagini neanche che capolavoro di lenzuola che ho ordinato. Le federe. Bellissime. Ci dovrebbero essere altre federe, ma credo che siano proprio dentro nel... nel pacchetto. Ragazzi, lo amo. Adesso facciamo il test prova, quello proprio serio, dove sentiamo. Allora provo a lavarle, perché secondo me queste sono quelle dure. Però vabbè, magari no. C'era su un coso che cambia lo zio, che ha usato le matte che ha messo adesso. Era su sopra la lavatrice, mezzo bagnato, mezzo asciutto. Non so, cosa hanno fatto insieme. Nonna, queste secondo me... era sopra il mio maglioncino azzurro. E è barbù. Ascoltami una cosa, nonna. Queste secondo me sono quelle dure. Immaginavo più morbide, dure, ne? Dopo le lavo. Le amo comunque, sentiamo le federe se sono dure come le lenzuola. No, la federe è morbidissima, nonna. Meravigliosa. No, senti che bella la federa, nonna. Senti le federe, ho preso due federe in più. Vieni a sentire che belle. No, devi sentire perché questa è una bomba. La federa no. Oh, bello questo. Perché queste sono di cotone. Scusami, eh. Composizione 100% cotone, questa è microfibra. Comunque queste magari lavo da sole prima che mi diventa tutte nere, poi stasera pittiamo. Allora ragazzi, è arrivato il grande giorno. Ora metterò le tende, ma io unghie corte, vabbè, non so neanche se ho fatto il video. Vabbè, è arrivato tutto, ce la facciamo, vero Timmy? Soprannome del mio cane che si chiama Jumbo e Timmy. Qui, come vedete, ho già iniziato a montare le lampade perché volevo verificare appunto... Oh, madonna. Oh, no! Aspettate, ho fatto un casino. Ah! Dicevo, ho iniziato a
vedere se le lampadine funzionassero. Comunque, nel frattempo, del video precedente a questo, sono passati i decenni, raga. Ora non posso farmi vedere perché sono una chiaveca, che sto pulendo tutta casa oltre la camera. Ora ribaltiamo tutto e comincio. Ora metto subito le tende e poi si inizia. Però vi volevo dire che nel frattempo mi hanno tolto un dente. Poi se volete vi racconto, ma è andato tutto male. 3, 2, 1. E abbiamo le tendine che poi qua si stira da sola. Ora, su questa mensola purtroppo Hello Kitty, ciao ciao, perché abbiamo una certa. Le amo, le adoro, le metto in un cassetto. Ora tolgo tutti i vestiti, cose che... quelli di Vinted da lavare, li metto in un sacco, li porto a mia nonna. E ho denudato il letto, questo è ancora il coprimaterasso di Ikea. Ora vado a prendere le altre lenzuola, ribalto il materasso e comincio e vi faccio vedere e vi parlo soprattutto della differenza di tessuti, perché questa è una cosa importante a cui mi sono anche attenta. Sto cercando di ruotare il materasso, ma lui non mi sta aiutando. Infatti... io non ho i materassi quelli di adesso, ancora quelli... però mi trovo benissimo, è poi stupendo. Allora, tutti quelli che fanno il letto senza tirarlo bene bene, lì in mezzo è la piega dove l'ho steso, non riesco proprio a... allora, cosa vi volevo dire? Questo completo letto che ho preso su Petty Home, comunque vi lascio tutti i link nell'info box, comunque Petty Home artigiani italiani, io l'ho conosciuto tramite TikTok. Allora, è 100% cotone, quindi voi sicuramente al tatto lo sentirete un pochino più duro rispetto a quello di Ikea, ma vedrete che poi nell'utilizzo si ammorbidisce. Però la qualità è alta, cioè nel senso la medio alta, non altissima. Però è una buona qualità, anche il rapporto qualità-prezzo ci sta. Trapunta in velluto nera, l'amo alla follia, l'unico problema ragazzi sono le punte. Cioè gli angoli finali che mi toccano terra. Io... non ce la faccio, cioè se il letto fosse stato più alto e fosse rimasta così l'avrei lasciata, però io la punta che tocca terra non riesco. Quindi ora cercherò un modo per... non riesco proprio. Mi dispiace perché davanti così mi piace, ma non lo so, adesso provo un acchitto. Lui sempre non mai... io so che non è il massimo, però ragazzi come faccio? O tiro sotto tutto... per forza, devo tirare sotto tutto. Mi dispiace perché mi piaceva tanto, però raga, sta male. Cioè. Io adesso tiro sotto tutto. Se voi nei commenti mi scrivete un modo per acchiccare lì la situazione, io poi lo faccio. Molto più ordinato, ragazzi. È brutto, si vede l'asse sotto, la... che cazzo fai, Minnie? Vabbè. Si vede la rete sotto, ma se mi dite voi. Ora faccio le federe e poi vi faccio vedere infine il montaggio delle lampade effettivo e l'acchitto finale. Io uso tanti cuscini, ora la stiro bene. Vi spiego, ne uso tre per parte. Questo è il primo più grosso e ci ho messo la federa che era in dotazione con il lenzuolo, quindi quella 100% cotone. Però su Petty Home c'è la possibilità di prendere il completo lenzuola con due federe coordinate più due federe in stampa, dopo vi faccio vedere. Le prossime che metterò nere le avevo già io in casa e poi metterò quelle in stampa. Ora vi faccio vedere. E questa è la stampa che ho scelto io, ragazzi. Così animalier, un po' savana, un po' giungla. Ora vi faccio vedere il letto nel complesso. A me piace tantissimo. È molto più nero dal vivo. Vediamo se... sì, così. Giusto, la luce calda del... ora togliamoli. Modifichiamo quei due che li mettiamo là. Montiamo le lampade e voilà! E adesso metto un po' di questo sopra la trapunta perché il profumo è buono che aveva, però io utilizzo questo, lo trovo da Conad, costa 3,99 mi pare, vabbè vi linko anche questo perché non lo metto a fuoco, eccolo qua, elimina odore animale, elimina odore, cose, cioè non puzza da animale perché l'ho appena aperta, però fa un buonissimo profumino su tutto. Allora raga, ci stanno, non ci stanno, l'uomo e la donna? Secondo me ci sta bene davanti una bella candela. Voi cosa dite? O devo invertire la donna? No, non sta bene la donna nell'angolino. La donna verso la finestra, giusto? Ditemi voi, a me piace tantissimo, anche come si vede da qui, quando entri in camera, vedi, sono bellissimi, mi piacciono. Perché all'inizio volevo attaccarli là sopra, però lì sarà tutta un'altra storia. Dai, ora monto le lampade. Allora, eccomi in tutta la mia situazione non gradevole, ma è giusto che voi mi vediate anche così, ragazzi, perché è così. Allora, iniziamo. Le componenti della lampada sono, appunto, iniziamo con l'uomo, così mio fida è contento. Allora, il corpo,
Poi la lampadina, vabbè, non è in dotazione. Come vi ho già detto precedentemente, queste sono di Mauro Ferretti. Ma sicuro vi ho già detto anche, perché ormai non mi ricordo più neanche quello che ho detto, che sul sito di Mauro Ferretti costano meno, ma costa di più la spedizione rispetto a Maison du Monde. Quindi io vi metto comunque Maison du Monde. Allora, viene in dotazione il corpo, questo affare che penso vada messo tra la lampadina e il paralume. Eh sì, va messa la lampadina, scusate, fammi capire un attimo, perché questo è il paralume che è bellissimo, lo amo, adesso lo scartiamo. Cucitura rimane dietro e infine la lampadina. Ok, perfetto, e una è pronta. Vi piace? A me sì, tanto. Questo lo tolgo? Non lo so, lo tolgo? Non lo so, comunque mi piace tanto a me come lampada, mi piace tantissimo, la adoro, la metto subito. Monto la donna, poi vi faccio vedere, tengo a farvi vedere il corpo della donna, perché è il corpo che penso la maggior parte di noi sogna. Sogniamo, ragazzi. Quindi I got a big booty, big fat ass. Beh, comunque non è magra, eh. È fatta bene, ma non è magra la zia. Mi piace tantissimo, l'adoro. L'amo, posso dirvelo. Ora lo vedete già là, l'omino? Eh sì, però le mie manie di precisione dicono no, perché non riesco a capire il filo come cacchio lo devo mettere. Vabbè, forse lo vedete anche già, dopo vediamo un po'. Ora montiamo la donna, sperando che l'altra lampadina vada, perché non provate. Faccio una piccola panoramica con questa luce per farvi vedere la situa. Però poi, raga, forse c'è un rewind, perché devo andare a vedere una roba. Dopo sono tornata a casa, ormai è praticamente notte, no scherzo, sono le 5:30. Vi faccio vedere, sono stata da Gisk e ho comprato questa, quella è la roba da lavare. E ho comprato queste due candele che secondo me stanno benissimo. Ora vi faccio vedere. Questa qui, ve la straconsiglio, è buonissima. Costa 2,50 euro, se non sbaglio. Non so, comunque è veramente buona, buona, buona. E pensavo di metterla qui vicino alla giraffa. Prendiamo questo che è estetico. Ok, mi piace l'idea. Mentre questa qui, con le foglie d'oro, pensavo di metterla qui, cioè o qui in mezzo o comunque qui. E poi ho visto un, non so, avevo visto un candelabro, ma non so cosa dite, cosa ci posso aggiungere, perché secondo me manca ancora qualcosa. Sto pensando di là che cos'ho, ma ho tutte cose senza l'oro, perché potrei aggiungere anche questo, aspettate. Questo piattino, che ha un dente sopra, lo so, però era carino come idea, però è argento, perché di colori invece dorati, diciamo, ho questo, ma poco c'entra, cioè questa roba qua, c'entra un cavolo. Non ho cose dorate che stanno bene, ho questo elefantino che mi ha regalato mia nonna, perché è tipo benedetto, però, cioè, non so, l'elefantino, dite, lo lascio qua, lì non c'entra molto, quindi proviamo a metterlo di là, proviamole un po' tutte, ragazzi, perché mi sembra un po' triste spoglio, si perde un po' l'elefantino. Sapete, ragazzi, che quasi quasi non ci metto proprio nulla. Niente, ogni come li metto non mi convince per niente. Preferisco piuttosto lasciar nulla proprio. Così. Che dite? Boh, se avete qualche consiglio, qualcosa, ditemi. Perché non vedo. Questa candela me l'ho comprata e non so dove mettere. Tu 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 tu! Qui, Jumbo! Ma allora! Vuole rubare il coso. Ma è tremendo quello del cane lì. Ok. Ci siamo, questa è la mia cameretta, la amo, la adoro, semplice, pulita, clean, minimal. Qui abbiamo, allora,
È una classica camera mondo convenienza che c'era già nella casa quando sono venuta a vivere. Cassettiera. Qui ci ho messo, allora, questa giraffa che è stata fatta a mano, tra le altre cose, che ha fatto milioni di cadute, me l'ha portata mio zio dalla Tanzania. La candela che vi ho appena fatto vedere pesa da Gisk. Questo portagioie preso da Casanova, molto grande e bello. Bello pieno. Poi questo mix di profumini, il mio preferito è questo, quello mio preferitissimo, l'ho finito, quando tornerò ve lo faccio vedere. Questo è l'imitazione di Narciso Rodriguez, e questi piccolini perché ogni tanto ci do sotto, ok? E sono i Joy di Dior, questo dovrebbe essere di Tiffany, sapete che dovrebbe essere di Tiffany, non c'è più scritto che cos'è? Ah no, ecco, c'è scritto qua, sì, Tiffany, ecco. Questo invece è l'Inter di Givenchy, giusto? Sì, e questo invece è Black Opium di Saint Laurent. Ok, qui abbiamo due sculture sempre in legno, uomo e donna, mi piacciono tantissimo, sono bellissime, le adoro. Poi passando le tende, le ho prese da Leroy Merlin e le ho volute così perché non perché sì, perché così, anche se è lungo o corto. Poi abbiamo le lampade per i comodini, che sono di Maison du Monde, però il marchio è Mauro Ferretti, vi ho detto. Il completo letto, ta 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 ta, letto contenitore, bello, mi piace. Anche là, due tendine. L'uomo e l'armadio a seiante. Fine. Di qui, come sapete, non so se lo sapete, seguite su Instagram, eccetera. Ah sì, c'è anche lo specchio che riflette tutta la camera. Lì c'è il bagno, ma quello... prossimo giro. E qui c'è uno stronzetto, saluta, baci. Ok raga, spero vi sia piaciuto, se avete, perché lì tante sono le questioni, c'è da vedere il quadro, per ora è così, baci baci.